Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come state? Spero tutti bene. Sono Gabriele e in questo video preparo lo chiffon cake, che è un dolce tipico americano, nella variante con le pesche, che è quella che faremo noi oggi. Buonissimo. Ma dopo la sigla. Prima di cominciare, mi raccomando, se la ricetta vi piace, ma soprattutto se vi è utile, ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi video e le novità. E mi raccomando, condividete il video con amici, parenti e tutti quelli che conoscete. Ricordatevi di seguire la ricetta fino alla fine, altrimenti non vi verrà buona come la mia. In questo canale, Omino Focaccina, mi occupo di prepararvi piatti semplici, veloci, genuini, ma con ingredienti sani e naturali senza rinunciare al gusto. Prima di iniziare la ricetta, mi raccomando, preriscaldate il forno, nel mio caso è un forno ventilato, a 160 gradi. Per preparare questa fluffosa delizia avremo bisogno di 400 g di farina 00, 400 g di zucchero, 8 tuorli e 8 albumi, 8 g di crema al tartaro, 120 ml di purea di pesche, 100 ml di moscato, 160 g di olio di semi, un pizzico di sale, una bustina di lievito per dolci. Inizio unendo la farina, lo zucchero, il sale, il lievito, mescolo bene, mescolo i liquidi, tuorli, lo spumante e la purea di pesca. Mescoliamo tutto. Una cosa molto importante per la riuscita perfetta di questo chiffon cake sono gli albumi, che devono essere montati a neve fermissima, perciò ci serviremo anche del crema al tartaro, che è un agente stabilizzante. Verso gli albumi nella planetaria, via! Man mano che gli albumi montano, aggiungiamo un po' di crema al tartaro un po' per volta. Ecco fatto, gli albumi sono montati. Questa è una prova per vedere se sono perfettamente riusciti a neve. Capovolgete il contenitore senza paura, in questo modo. Visto? Ora, utilizzando una spatola, comincio a incorporare gli albumi nei tuorli. Guardate che fluffosità, molto importante, mescoliamo dal basso verso l'alto e cominciamo a incorporarli. E ora uniamo il tutto. A questo punto ho recuperato lo stampo per il chiffon cake. Non va né imburrato né infarinato, proprio perché l'impasto dovrà appendersi alle pareti perché crescerà tanto. Comincio a versarlo. Impasto pronto, ora in forno. Infornato, 160 gradi per almeno un'ora e mezzo. E dopo un'ora e un quarto, ciambellone è pronto. Ho capovolto il ciambellone per lasciarlo raffreddare, poi quando sarà completamente freddo andremo a staccarlo. Facciamo l'assaggio dopo tutta questa fatica, vi faccio vedere quanto è spessa questa fetta, non so se vi rendete conto, è soft, spongy, spongy, molto spongy. Comunque adesso lo assaggiamo, eh. Buono? Buono, buono. Per chi si stesse già chiedendo come mai non ho eliminato un po' di zucchero, perché ho voluto seguire la ricetta originale. E anche il video di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto, ma soprattutto se vi è stato utile, lasciate numerosi commenti qui sotto, fatemi sapere se la ricetta è stata semplice da realizzare, se avete dubbi o perplessità vi risponderò nel più breve tempo possibile. Ricordatevi anche di seguirmi sugli account Instagram e Facebook, vi lascio il link qui sotto. Qui il link al mio secondo canale Tech, dategli un'occhiata, merita davvero. Nell'info box qui sotto trovate i link di Amazon, di tutta la mia attrezzatura da cucina. Se acquistate da lì, a me verrà una piccola percentuale, a voi la cifra non cambierà per nulla. Darete una mano al canale a crescere e a portarvi contenuti sempre più interessanti ed esclusivi. Ricordatevi che pubblico i video tutte le domeniche alle 14. Ora non mi resta altro che salutarvi. Ciao da Gabriele, buon appetito e alla prossima domenica.